Ma da che cosa trova l'ispirazione un paroliere? Io non sono un paroliere, lo dicevo prima ad Anna, perché io ho sempre scritto testi sulle mie musiche. Quindi nasce come il gioco di sperone tra parole. Diciamo che sì, io sono un autore di testi, diciamo, ma il paroliere è uno che scrive su musiche altrui. Poi mi sa di parolaio, una parola che non mi è suonato benissimo. Compositore, poeta, vai. Scrittore di canzoni popolari, insomma. Credo che io ho quattro sorelle. Due più grandi e due più vecchie. Ah, era lì allora l'influenza. Ho rischiato una misoginia molto, sono avanzata. Però, perché, insomma, le prime due erano un po' santottine, le altre erano delle yogurt genere. Sì, le due più grandi, sì. Certo. Spesso e volentieri. Poi vengo da una famiglia matriarcale, cioè delle famiglie patriarcali venete che in realtà erano matriarcali. C'era mia nonna che soprasedeva alla famiglia, che dava poi le mance. Quindi qui non ti trovi malissimo, insomma. No, sono abituato. Pesce in un acquario, sì. Riesci a capire così bene l'animo delle donne, perché sei vissuto... Non è mai abbastanza, secondo me, non è mai sufficiente.